agricoltura sana, agricoltura biologica, andiamo a mostrarvi passo passo come poter impiantare un orto nel vostro giardino o nella vostra campagna o nel vostro terreno. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale di Vino di Vino e ci vediamo con il nostro orto subito dopo la nostra fantastica sigla. Tutta l'attrezzatura che vi stiamo per dire si può trovare facilmente, reperire facilmente in un negozio di bricolage oppure su Amazon. Vi lasciamo tutti i link qui in basso, andateli a vedere. Abbiamo bisogno per realizzare il nostro orto sicuramente di una moto zappa o una zappatrice elettrica, come in questo caso. Se è un piccolo orto va bene anche una zappatrice elettrica, così non starete lì a perdere tempo con benzina, olio, eccetera eccetera. Poi abbiamo bisogno fondamentali o i semi o le piante. Si comprano nei negozi per giardino, per giardinaggio o nei vivai. Quindi scegliete bene le piante che più vi piacciono e più si adattano al vostro territorio e prendetele, oppure potete seminare direttamente in campo, però dipende dal periodo. Siamo un po' leggermente in ritardo e allora andiamo con le piantine che sono più facili da coltivare. Poi abbiamo bisogno di un concime in pellet, e questo qui è un concime organico, uno stallatico biologico, ve lo ricordo. Un'esca per lumache, sempre contemplata dall'agricoltura biologica, perché le lumache vi faranno fuori tutte le piantine appena le piantate. Poi abbiamo bisogno di una zappa, di un rastrello, abbiamo bisogno di una prolunga per la nostra zappatrice elettrica, un paio di cesoie e abbiamo bisogno di una vanga. Poi per il primo momento abbiamo bisogno di annaffiare, aiutandoci con un annaffiatoio, vedete, questi sono 30 metri di annaffiatoio, anche questo lo trovate su Amazon. E per gestire le vostre annaffiate possiamo usare un computerino che si attacca al rubinetto, molto semplice, un timer, e potrete annaffiare tranquillamente le vostre piante. Anche questo lo trovate su Amazon, ma questo lo useremo in una fase successiva. Andiamo in pieno campo. Una delle primissime cose che noi dobbiamo fare è valutare il punto esatto del nostro giardino oppure del nostro orto, dove poterlo fare con più facilità. Innanzitutto valutiamo la qualità del terreno, quindi ci incliniamo, andiamo a vedere un po' la terra, se è rossa, se è compatta, se è piena di pietre, se ci sono rocce ad esempio non andrà bene realizzare, non potrà essere realizzato l'orto sulle rocce. Poi dobbiamo guardare l'esposizione del sole, soprattutto per l'orto estivo, ma anche per quello invernale è importante un'esposizione al sole per almeno 12-14 ore giornaliere, quindi deve stare a pieno sole, come in questo caso. Vi faccio vedere l'orto che abbiamo già realizzato, vedete com'è bello soleggiato, e sono le 17:30 circa. Per prima cosa dobbiamo con un rastrello togliere le eventuali erbacce secche che potranno dar fastidio alla nostra zappatrice elettrica o motozappa. Seconda cosa, possiamo anche vangare a mano, quindi utilizziamo una vanga, una zappa per ammorbidire il terreno in questa maniera qua. Guardate, mettete sempre un paio di guanti, andiamo ad ammorbidire la terra e a rivoltarla, vedete? Quindi spingiamo e scendiamo. Se non volete far fatica, utilizzate una zappatrice elettrica, quindi iniziate a muovere il terreno in questa maniera, vedete? In profondità, vedete?
ripassate più volte sullo stesso punto. È arrivato il momento di realizzare i solchi che serviranno per l'irrigazione, quindi andiamo con la nostra zappa a realizzare i solchi in questa maniera qua. Vedete, seguendo i vecchi solchi andremo a realizzare un solco più o meno di questa misura. Eccolo qua. Se incontrate sassi sul vostro cammino, li mettete da parte, poi vi serviranno sempre. Adesso è arrivato il momento del concime, quindi andiamo a concimare con sostanza concime organico biologico, quindi stallato. Andiamo a concimare proprio nel punto esatto dove andremo a piantare le nostre piantine. Adesso faremo dei buchetti con la zappetta in questa maniera qua e andremo ad adagiare le piante a seconda dei nostri gusti. Ad esempio in questa parte potremmo mettere i pomodori, quindi prendiamo la pianta, se fosse stato il seme avremmo messo il seme, e andiamo a ricoprirla con la terra. Eccola qua, vedete, questa è la prima pianta. Poi ogni più o meno 80-90 centimetri andremo a piantarne un'altra in questa maniera qua. È molto semplice, vedete? Comprimiamo il terreno e il gioco è fatto. Non ci resterà che annaffiarle e dopo vi faccio vedere come. Ultimo passaggio, anzi penultimo passaggio, andiamo a buttare il prodotto contro le lumache, l'attraente, prima di annaffiare in questa maniera qua, sparso su tutto l'orto. Non vi preoccupate, non è un prodotto nocivo, si discioglierà il ferro per le vostre piante. Vi ho fatto già vedere un video sul funzionamento del nostro impianto di irrigazione. Questo è un impianto provvisorio, ne faremo un altro migliore con recupero di acqua piovana, poi più avanti vi farò vedere come. Andiamo a dare il tasto start e accendiamo l'irrigazione. L'irrigazione è accesa, questa è un'irrigazione temporanea, poi andremo a fare i tubi porosi con il recupero delle acque piovane, perché ho 50.000 litri di acqua piovana e quindi non andremo a rintaccare l'acqua dell'acquedotto comunale, quindi innaffieremo una o due volte al giorno, dipende dal gran caldo se c'è o meno, dal periodo, al tramonto o la mattina prestissimo, mi raccomando mai quando è caldo. Se c'è bisogno di implementare l'irrigazione andremo con un'irrigazione manuale, quindi col classico sifone pianteremo le nostre piante e dovremo solo avere pazienza che crescano nel migliore dei modi. E vi ricordo che vi ho pubblicato tutti i consigli per difendersi da parassiti, ve li metterò tutti qui sotto, non vi preoccupate, mia moglie fa un lavoro eccezionale, va a recuperare tutti i miei vecchi video e ve li posterà tutti qui sotto. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube di Vino Divino, io vi saluto e buona verdura sana, fresca e biologica a tutti, ciao!